Il cammino inizia con una prima tappa veramente difficile e impegnativa. Si parte da Palermo, dalla cattedrale arabo-normanna, a quota 0 metri, e si arriva a Santa Cristina Gela all'incirca sugli 800 metri, passando da Monreale e Altofonte. Gran bel dislivello. In più, io la sera prima mi ero già dato da fare, quindi è stata ancora più dura. Buongiorno figlioli, day one. Sono le 9 e non sono ancora partito. Ieri, diciamo, la serata non è andata proprio come avevo pensato. Però è stata bellissima, quindi va bene. Ora la sconto camminando. Madonna, che mal di testa. Che mi avevano detto di saltare la tappa e prendere l'autobus per evitare il pezzo urbano, che non è un granché, ma voglio farla tutta. Sennò che senso ha? La facciamo tutta. Palermo, Santa Cristina Gela. Lasciata la cattedrale, si prende questo Tratafimi che è lunghissimo. Quanto è grande Palermo? L'ho fatto circa 5-6 km. Sto lasciando la città alle spalle e la natura sta iniziando a prendere spazio, prendere campo. Eccoci arrivati a Monreale. Qui c'è stato il primo sacrilegio del mio cammino. Andare a Monreale, passare di lì e non entrare a vedere il Duomo. Però era tardissimo e sarei arrivato a notte fonda a Santa Cristina Gela, quindi ahimè, ho dovuto proseguire. Ho deciso di fare 2 minuti di pausa, facciamo respirare i piedi e poi ripartiamo. Io mi sono trovato questo sistema: ogni 2 o 3 ore mi toglievo le scarpe, calzini, li lasciavo asciugare. E non ho mai avuto una vescica, una galla, niente. E avevo questi più tecnici della X-Sox e poi anche un paio da battaglia della Decathlon da 7-8 euro. Ok, ripartiamo. Lascio alle mie spalle Monreale, il suo splendido duomo che tornerò a visitare. Ho trovato il primo simbolo. Ok. Oh, ma che è possibile che qui si sale e basta? Ok, qua si gira a sinistra. Questo sentierino che ci porterà su in paese. Miraggio. Pausa Altofonte, scusate, non si parla a bocca piena, mi fa caldissimo, sono le 2 e non faccio altro che salire, salire, salire. Un'altra fontana.
Allora, questa è la salita che porta alla chiesetta sopra Altofonte e lassù più o meno. Tanto qua comunque ci devo passare. La salita dietro di me, se non mi sbaglio, dovrebbe essere una Via Crucis. Vedendo dalle immagini, per me è una Via Crucis oggi. Comunque gli incontri che sto facendo con le persone mi stanno salvando, mi stanno veramente dando lo stimolo a camminare. Chiamate il santuario della Dolorata alle Croci. E da qua giù la vista è spettacolare, il mare alle mie spalle e l'obelisco. Ah, questi sono i cartelli che ti tirano sul morale. Via! Ma lo sapevate che a Palermo esiste l'ampredotto? Si chiama Caldume. Entro in questo barrettino, Altofonte, volevo prendere un caffè al volo. Entro, saluto, insomma, c'erano 4-5 persone. Questi due signori mi abbracciano. Grande, dove vai con lo zaino? Ci parla più di dove sei? Di Firenze. Sai, so, 5 minuti sono finito a parlare di Lampedotto. Mi ha raccontato tutto, come si fa, che lo chiama Caldume, che non lo mettono nel panino, che usano anche altre parti. È stato forte, bello. E poi ho una bella condivisione con questo signore che mi ha dato proprio la carica per continuare la giornata. Eccola la piana degli albanesi. E ormai ci siamo quasi. Ok, sono arrivato. Prima tappa finita. Vado in piazza dove mi verrà a prendere una signora, un signore, e dormo da loro. E poi sono arrivato a casa Pianetto, dove la Silvana e la sua famiglia mi ha accolto come un principe, veramente. Sono stato da Dio. Mangiare, super, tutto tipico siciliano, e posso solo ringraziare l'ospitalità. Muffoletta, questa focaccia, poi che c'è? Di base gli ingredienti sono questi. Faccia di vecchia. Faccia di vecchia. Caponata. Una versione che facciamo caponata. Bianca. Canazza. Sfincionello. Vai, poi che c'è? Manzana arrostita. Ancora. Già il piatto pieno, poi che c'è? Canacala, che è vino della zona condito, così come io lo faccio, poi te lo spiego. Vediamo. Segreto, ragazzi, sembra un matrimonio qui. Vino condito, poi con inchiodi di garofano, cannella e frutta. Melanzane imbuttunate. Melanzane imbuttunate, poi qui che c'è? I vasi di Pandora sono questi. Ma che roba, ragazzi, mi sa che il mio cammino potrebbe finire qui, perché non so se riuscirò a alzarmi qui. E qua c'è la carne. Olè. Questo è per voi. Ecco, quindi buon appetito, signori. Sono anche in buona compagnia. Okay. E alla salute, ragazzi, alla vostra. Buon cammino. Alla salute. Buon cammino, godetevi la Sicilia, siciliani. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo episodio con la Magna Via Francigena.